Amiche e amici appassionati di grande ciclismo, ricorderete sicuramente quando all'indomani dell'ottima performance di Jonathan Milan con record del mondo e titolo mondiale dell'inseguimento, nell'esternare gli apprezzamenti verso questo simpatico e grande campione, grande talento friulano, ebbi modo di ribadire anche il lavoro svolto e la qualità innegabile del lavoro svolto da parte di Marco Villa e nei confronti di tutto il movimento della pista. Questo a fronte, ne parlo da cronista e mi assumo tutte le responsabilità del caso, questo nonostante la precarietà degli impianti attualmente disponibili in Italia. Ebbene, il cronista insegue un po' anche le voci, i rumors, e c'erano delle voci secondo le quali in una campagna elettorale che si sta avviando a sancire ad eleggere il nuovo presidente federale il prossimo gennaio, sembrava che il tecnico lombardo potesse non avere, non dico le simpatie, ma quantomeno rientrare nei programmi di uno dei candidati alla Federciclismo. Il mio intento ovviamente era di sottolineare l'ottimo lavoro svolto da Marco Villa. E avendo tirato in causa in questo caso Silvio Martinello, giustamente, come dico nel suo stile, Silvio Martinello dice: "Guarda, non bisogna lasciare assolutamente niente di intentato, tu mi tiri in ballo e io devo e voglio assolutamente ribadire." Quindi, doveroso da parte mia sentire la replica del candidato alla Federciclismo olimpionico, ricordiamocelo, di Atlanta, ma soprattutto però questo condito anche del ringraziamento, dell'attenzione e soprattutto della sua voglia di fare chiarezza. Per cui, Silvio, grazie per essere con noi. Forse l'ho tirato un po' alle lunghe, però era giusto e doveroso fare un pochino questo cappello di apertura. Grazie, buonasera. Buonasera Roberto, buonasera a tutti coloro che seguiranno questa breve intervista. Allora, volevo dire, se in questo cappello ho sbagliato qualcosa, ma credo che il nostro confronto, perlomeno per arrivare a questo confronto effettivo di adesso, stia un po' tutto in questo. Certo, Io mi sono assolutamente. lasciato trascinare dai rumors e tu dalla voglia di fare chiarezza. Ma guarda, devo dire, sai, io rispetto, sono molto rispettoso del lavoro di chiunque, quindi anche di chi insomma, fa il tuo lavoro di cronista, di approfondimento, di osservatore del nostro mondo. Quando mi hai insomma, informato su ciò che stavi pubblicando, mi hai chiesto, insomma, visto anche il rapporto di amicizia che Grazie. abbiamo da molto tempo, mi hai chiesto anche insomma un parere se valeva. Io ti ho detto: certamente, io non mi permetto di giudicare e di figuriamoci di non rispettare il lavoro di nessuno. Ti chiedo però la cortesia poi di farmi eventualmente replicare. Quindi ora siamo qui per questo genere di replica. Io sono. Insomma, i rumors se ne sentono tanti. Io sto girando l'Italia, come ben sai, come chi sta seguendo questa campagna elettorale per incontrare le società. Tra i candidati o possibili candidati, sono l'unico che sta facendo questo lavoro di confronto diretto con la base. E chi partecipa, chi ha partecipato, chi parteciperà ai prossimi incontri, per esempio il 4 novembre sarò a Forlì, il 5 novembre sarò a Pordenone, il 10 novembre sarò in provincia di Roma, a Mentana, giusto per ricordare i prossimi appuntamenti già fissati. Ecco, chi mi verrà a trovare, chi verrà a confrontarsi con il sottoscritto e chi ha già avuto la possibilità di farlo, non mi ha mai sentito parlare di aspetti di natura tecnica. Io parlo di aspetti di natura politica perché mi candido chiaramente a condurre la politica futura della federazione,
Mi guardo bene dal parlare di aspetti di natura tecnica. Posso dire, però qui insomma, bisogna credere a ciò che dico, invece ciò che ho detto finora è anche certificato da chi mi ha ascoltato, perché attentamente non entro in ambiti tecnici, che nemmeno in via riservata mi sono mai permesso di valutare il lavoro dei nostri tecnici, perché non è questo il momento per farlo. Dico anche una cosa in più riguardo al tecnico in questione, ma con Marco Villa ci lega un rapporto di amicizia, insomma, da lunghissimo tempo. Sono anche il suo testimone di nozze. Questo non significa che nell'eventualità io fossi investito della responsabilità di fare il presidente, che metterò in piedi una squadra di tecnici tra amici e parenti o quasi parenti. No, non è questo chiaramente il tema, ma insomma volevo sottolineare anche il particolare rapporto di amicizia e di vicinanza che mi lega a Marco Villa per le tante esperienze vissute insieme. Ma ecco, ciò che mi preme dire, insomma, rispetto le tue fonti, perché chiaramente chi fa il tuo lavoro, chi fa il cronista, chi fa l'approfondimento, chi fa l'osservatore del nostro mondo, hai sicuramente le tue fonti e non le voglio nemmeno sapere e non mi permetto chiaramente di dare un giudizio, però io non mi sono, non ti sto dicendo Villa sì o Villa no. Il tecnico X o il tecnico Y, sì o no? Non sto dicendo proprio, io non affronto il tema e non ho nemmeno, cioè, mi sto concentrando seriamente e con attenzione su altro, su aspetti che non riguardano i nostri tecnici e il futuro assetto delle squadre nazionali. Assolutamente, perché non è questo il momento per approfondire questi temi. Nonostante poi, siccome io sto percorrendo, facendo un percorso dove predico dialogo, trasparenza, confronto, non sono parole vuote, sono concetti che io, nel momento in cui dovessi essere investito della responsabilità, applicherò anche dopo. Nonostante, per quanto riguarda le squadre nazionali, come ben sai, ma insomma, lo ricordo, sia sotto la responsabilità del presidente scegliere i tecnici. Però comunque quello sarà un lavoro dal punto di vista di organigramma, di concetto e di progetto di squadre nazionali, che nonostante spetti da statuto al presidente fare queste scelte, saranno scelte condivise anche quelle con il Consiglio federale che nell'eventualità fossi io il presidente di quel consiglio federale, mi accompagnerà nel lavoro. Quindi non sto né confermando né smentendo quello che hai detto, ti sto semplicemente dicendo, e mi premeva dire, che proprio il sottoscritto di queste cose non ne parla, nemmeno in privato con i più stretti collaboratori, perché non è un tema assolutamente da trattare in questa fase, ma eventualmente solo ed esclusivamente nel momento in cui si fosse investiti di questa responsabilità. Tra l'altro, insomma, è sotto gli occhi di tutti che i nostri tecnici, insomma, chi con risultati più o meno rilevanti, stanno facendo un ottimo lavoro. Se c'è una cosa che funziona nella nostra federazione, e poi mi fermo nelle considerazioni appunto di carattere politica, sono proprio i risultati che non mancano. Pertanto i nostri tecnici stanno lavorando molto bene. Marco Villa, insomma, è lì sotto gli occhi di tutti il lavoro straordinario che ha fatto negli ultimi 15, 16 anni, 20 anni, perché insomma è da tanto tempo che ricopre il ruolo. Ecco, pertanto, ecco, a me premeva, e ti ringrazio per avermi dato lo spazio, di dire queste Doveroso. cose. Fattoria Pieve Assalti, il benessere a portata di mano. Vacanze da sogno nel cuore delle colline senesi. Gastronomia, fitness, maneggio e tanta bici tra le Crete e la Via Francigena. www.pieveassalti.it. Allora, sei stato esaustivo, hai spiegato e non credo che. Al di là dei rumors, che sai benissimo che in questa fase si ricorrono su tantissimi argomenti, capito? Rumors però non vuol dire Vangelo, sul quale assolutamente c'è una fede indiscussa. Per cui credo doveroso e credo anche da un punto di vista di una cronaca ancora più chiara,
ciò che hai detto rende onore un pochino anche al tuo lavoro. Ovviamente, ripeto, io non sono qui da cronista a raccogliere programmi federali da parte di Silvio Martinello, candidato A, B o C, che possa essere, per poi sentire anche tutti gli altri. Non ho le competenze conoscitive, poi credo che è un mondo fin troppo politico che non mi appartiene, un mondo che, questo è un mio personale parere, negli ultimi anni in particolar modo si è lasciato andare più a slogan che non magari a cose concrete e ben fatte, quindi polemiche su polemiche. Ma non voglio entrare in questo, invece voglio entrare su un altro punto e conoscere quello che è il tuo parere. Abbiamo sottolineato quindi entrambi il lavoro inconfutabile svolto da Marco Villa. Io ho sottolineato che il lavoro è ancora più grande, ancora più ottimale, perché l'ho svolto con carenza di impianti in situazioni critiche. Ora, al di là della pista di per sé, la pista non vale solo come medagliere che veramente al quale attingere, attinge poi tutto il nostro sport e tutto il nostro movimento. Credo però che anche in una politica futura per avviare le vocazioni al ciclismo, che non ci nascondiamo, sono in crisi, io credo che la pista costituisca qualcosa che all'estero hanno fatto molto bene, e anche qui si vede che Ganna e Milan, per fare due nomi, sono due figure tra le più autorevoli anche nel mondo della strada, e qui gli impianti mancano. Una volta siamo stati un pochino complici, tra virgolette, io e te, quando intervistammo Marco Della Pietra, il sindaco di Spresiano, e ci facciamo dare un punto su quello che potevano essere i lavori per, che dire, il secondo velodromo coperto, ricordando che al momento attuale è praticabile un po' sì, un po' no, quello di Montichiari. Ecco, queste criticità ci sono e non ci si può nascondere. Ma sì, assolutamente, queste criticità ci sono e sono sotto gli occhi di tutti, insomma, ormai sono e rappresentano quel paradosso che stiamo vivendo, che stiamo toccando con mano, mancanza di impianti di un certo livello, attenzione, perché impianti invece per la pratica esistono. Nella stragrande maggioranza dei casi non sono messi nella condizione di poter essere usufruiti dalle società e dalle realtà sportive della zona, del territorio, perché ci sono ben 28 velodromi in Italia che sarebbero assolutamente funzionali anche alla pratica, allo svezzamento, al reclutamento. Poi è chiaro, mancano gli impianti per quanto riguarda l'alta preparazione, a parte Montichiari che da anni ha solo ed esclusivo utilizzo delle squadre nazionali, ma non dell'utenza, diciamo così, normale, delle normali società e quindi delle società giovanili. Stiamo vivendo questo enorme paradosso, però la necessità, diciamo così, di invertire questa rotta c'è. Come spesso accade in Italia, questi straordinari risultati che si sono raggiunti dal 2016 al 2024, sono 8 anni che raggiungiamo risultati di grande livello, sfociati nella medaglia d'oro di Tokyo 2021 nell'inseguimento a squadre, la medaglia d'oro di Guazzini con Sonny agli ultimi giochi di Parigi, la medaglia d'oro di Viviani nel 2016 a Rio, e più le altre medaglie, insomma, argenti e bronzi che sono arrivati, che ai giochi salire sul podio è sempre una grande impresa. Ecco, nonostante questi straordinari risultati, non abbiamo lavorato sulla base, ma questo purtroppo è molto italiano, l'incapacità di pianificare, di programmare, di progettare, di pensare al futuro, ma i risultati vengono ritenuti utili semplicemente per nascondere, la polvere sotto il tappeto. Questa è la realtà. Io mi riprometto di assolutamente lavorare in un modo completamente diverso, in un modo completamente diverso, quindi mettendo nella disponibilità delle realtà che già esistono, che risalgono nella stragrande maggioranza dei casi ad oltre 100 anni fa, pensa. In un momento storico in cui il nostro paese aveva problemi, si usciva dalla prima guerra mondiale, si
si era ormai vicini, ma nessuno lo sapeva, ad entrare nella seconda guerra mondiale, con tutte le devastazioni che questi due eventi hanno portato in tutta Europa, ma anche in Italia in particolare, noi si costruiva velodromi. Pensa un po' che non ho mai capito perché accadesse questo, ma meno male che è accaduto, oltre ai disastri che ci sono stati per altre ragioni, meno male che è accaduto. Ora questi velodromi abbiamo il dovere di metterli nelle condizioni di svolgere le loro funzioni, che sono primarie e fondamentali, appunto, per dare la possibilità ai nostri giovani di lavorare intanto in sicurezza, di sviluppare delle abilità in bicicletta che sono importanti anche poi per chi intraprende un percorso da stradista, e per darci la possibilità di garantirci in continuazione i ricambi necessari per rimanere ad alto livello, cosa che insomma anche sotto questo punto di vista molto spesso abbiamo mancato di fare. Si tratta di progettare, di pianificare, di mettere in atto sane politiche di buon senso e di attenzione alla base, questo bisogna fare. Pertanto, nella speranza che poi vengano ultimati quei progetti ormai infiniti, tu hai citato il velodromo di Spresiano, che insomma dovrebbe aver trovato la strada per uscire da questo tunnel, e dovrebbe aver trovato anche la possibilità di iniziare questi lavori di ultimazione e di realizzazione dell'impianto. Poi rimarrà sul tavolo sempre quella criticità enorme che è la gestione di questo impianto, ma ci penseremo quando sarà realizzato, a quel punto là, insomma, io non so più come dirlo, lo denuncio da anni, però insomma i soldi ci sono, se ne sono stati stanziati ancora altri, speriamo presto di vedere realizzata quest'opera, poi qualche santo in paradiso ci aiuterà a gestirlo. Ecco, ma senza aspettare i santi, tu oggettivamente conosci un po' quello che è il contesto, il sopraggiungere di una buona politica, quanto può essere realizzato? Perché poi la sostanza è l'argent, i money, gli schei, come dite certo, voi a Padova. Ecco. Certo, assolutamente. Assolutamente. Sai, allora, noi quando parliamo di politica ne parliamo sempre un po', anche tu hai fatto una premessa, no? Io sono poco ferrato negli aspetti politici, ma la politica è fondamentale. La politica certo. È fondamentale, perché senza di quella sana, quella che pensa al benessere generale, non al benessere di pochi o addirittura del proprio. Ecco, io ci sono e mi sto prestando, come mi sono prestato 4 anni fa, a questa operazione, solo per cambiare le cose. Io, grazie al cielo, anzi, grazie al ciclismo, io posso stare anche senza ciclismo. Posso guardarmi le corse in televisione, posso osservare, criticare, dire quello che voglio senza nessun problema. Mi sto prestando per la seconda volta a questa operazione semplicemente perché io le cose le voglio cambiare. Se sarò in grado di cambiarle, ci sono. Altrimenti, come arrivo, ci metto anche un attimo ad andarmene. Cioè, non è, io ci sono solo per cambiare le cose. E la politica ben fatta e progetti seri riescono a trovare anche le risorse, credimi. Cioè, il segreto è solo quello, avere progetti seri, credibili, sostenibili. Si trovano anche le risorse, perché non è che manchino le risorse, mancano quelli che una volta te le davano semplicemente sulla base di, diciamo così, no? Magari di una relazione personale, di un'amicizia personale. Ora le risorse ci sono, ma a fronte di progetti seri, sostenibili, credibili, che devono essere portati avanti da soggetti seri e credibili. Questa, a mio modo, no, non la voglio banalizzare, ma questa è la ricetta, molto semplice. Allora, Silvio, una ventata di chiarezza che serve. Questo grazie. È inevitabile. Grazie. Una ventata di chiarezza della quale, se tu sarai eletto, dovrai anche rispondere, perché poi assolutamente. Per quanto ci riguarda, abbiamo chiarito vari punti, altri li chiariremo, e insomma, l'hai detto te, no? E ti ringrazio di questo, di questa amicizia, stima reciproca che ci ha sempre legato, e nulla,
torneremo a disturbarti. Io ti ringrazio, ho voluto, in questo momento, guarda Roberto, io non sto, ci sono anche altri tuoi colleghi che mi stanno chiedendo di rilasciare interviste, io l'ho concessa a te per chiarire quel punto che, certo. che mi premeva chiarire, dopodiché insomma, abbiamo fatto delle valutazioni un po' di carattere generale. Nel momento in cui ci sarà ufficializzazione e chiarezza sul numero di candidati, sulle loro squadre, sui loro programmi, quindi insomma aspettiamo il termine delle assemblee provinciali, delle assemblee regionali, tutto questo terminerà intorno alla metà di dicembre, dopodiché io sono a completa disposizione tua e dei colleghi insomma, che saranno interessati chiaramente a fare fino al 19 gennaio 2025 tutti i ragionamenti su progetti, squadra e quant'altro. E allora, visto che chiarezza è stata fatta, visto che gli slogan non mancano, buon lavoro, sicuramente in tutta sincerità, e anche viva il ciclismo, sempre. Sempre, quello sempre. Grazie mille. Grazie Silvio.